Soprattutto venuto in questa nuova Christmas Challenge. Per voi ci sarà un altro video, no, non posso, un video unboxing. Premetto che i pacchi sono stati tutti prima aperti per controllare che sia tutto giusto, perché li ho ordinati un po' di tempo fa su Wish. Io e il mio ragazzo abbiamo controllati prima, perché allora vi spiego, questi qua sono quelli che sono arrivati con, praticamente non li ho fatti spedire a casa mia, ma alle poste centrali di Torino, quindi il mio ragazzo me li ha ritirati. Quindi abbiamo controllato che fosse tutto a posto. Se ballerà, vedete, il telefonino tutto a posto, perché sono nel letto. Ma sono tutte cose che ho preso per la stanza. Andremo a scoprirle insieme. Allora, vi dico già che una di queste cose. Allora, sono cinque cose. Quindi queste cose mi fa veramente cacare. Ve lo dico già. Purtroppo le cose su internet non sono sempre come sono nella realtà, però alcune cose le ho ricomprate perché può capitare che una cosa su tutte non sia com'è, però diciamo che la so già come riutilizzarla. Mettiamo così, partiamo con il video. Allora, non so che numero sia perché ormai mi sono persa. Ci tengo solo a precisare una cosa, non so quando questo video uscirà, ma d'ora in poi il mio canale è di Red Princess, vedrete sotto nella descrizione che c'è ancora il mio canale di Sara Samere, non è più attivo. Lascerò il video di chiusura del canale per un po', ma il canale Samere non è più attivo. Quindi non iscrivetevi, cioè se potete iscrivervi, iscrivetevi, ma non ha nessun senso. E perché d'ora in poi gli SMR li farò qua. Cioè non smetterò di farli, però non mi sento. Cioè nel video spiego molto meglio di come lo spiegherò adesso. Non farò più video SMR nel canale SMR, ma qua. Farò tutto tondo qua, farò tutto qua. Partiamo. Pacco numero 1. Non c'è scritto l'indirizzo perché è stato tra l'altro anche obbligato, tanto meglio per me. Quindi non devo fare. Non c'è scritto niente, c'è scritto solo i numeri. Non aprire questo pacco se non sei il destinatario. Quindi possiamo aprirlo. È stato riscocciato dal mio ragazzo con tanto amore. Ah, pacco numero 1. Ora possiamo anche distruggerli tutti. Ok. Sì, ci ho messo un po' di scotch. Pacco number 1. Sono tutte cose che, appunto, ripeto, riguardano la stanza. Però. Allora. Le buste le butterò ovviamente. Che cos'è sto coso? Ve lo spiego io. Guarda che mi dice che era il 10% di qualcosa. Dettagli. Allora, questo qua l'ho preso perché ce la posso fare. Questo qua, sto dicendo, l'ho preso su Wish. Perché volevo uno scendiletto, non un tappeto, ma i tappeti non mi piacciono, questo è uno scendiletto. Infatti i miei amici hanno criticato dicendo, ah, ma sicuramente sarà piccolissimo, ma infatti non lo voglio enorme. Però so che non mi arrivasse la cagatina allucinante, infatti è arrivata come volevo io però. Adesso devo dargli solo una forma, perché ovviamente è stato piegato più volte, questa è la parte. Devo solo dargli una forma umana, guardate com'è bello. Cioè non è piccolissimo, eh. Cioè, i miei piedi ci stanno. Uno scendiletto. Praticamente bianco e azzurro. Con questa bellissima fantasia. Guarda che bella che è. E pelugino. Non pensavo fosse così peloso. Mi piace però. Lo passerò. E lo userò come scendiletto. Ovviamente durante il giorno lo tolgo. Lo metto di sera. Guardate com'è bello. Bello e morbidoso. L'unica cosa è che devo dargli un aspetto più umano. Perché è rimasto piegato per un po'. Quindi gli darò poi una forma umana. Però mi piace tantissimo. Che bello e morbidoso. Anche volendo potrei mettere una cosa sulla scrivania perché mi piace veramente tanto. Magari forse ne prenderò un altro. È veramente carino. Mi piace. Poi il colore era proprio quello che volevo io. È bellissimo. Questo qua mi piace tantissimo. Lo potrei usare anche per il portatile. Lo sto carezzando, vabbè. Questo qua, tra l'altro, non l'ho pagato nemmeno tantissimo. Sinceramente non mi ricordo. Le cose le ho pagate veramente poca. Cioè, contate che con 10 euro ho preso un casino di roba. Vedi che bello. E poi non pensavo che fosse così morbido, morbido, morbido. Magari in estate non lo userò ovviamente, però. È bello morbido, se lo posso accarezzare. Allora, a parte questo sono soddisfatta. Diciamo che me lo immaginavo così, quindi per me va bene. Un po' di polvere forse è? Non lo so. Questo poi, adesso lo mettiamo qua. Dopo lo passerò un po' col panno e niente, ancora lo metterò per terra. Più che altro durante la notte. Avevo uno scendiletto perché, non che perché sia sporco, ma non so, mi piaceva come idea. Poi può darsi che lo posso utilizzare per altre cose, però mi piaceva. Procediamo.
Prossimo pacchettino. Non c'è l'indirizzo da nessuna parte, mi fa molto piacere questa cosa. Questa è la cosa più orribile che io abbia mai ricevuto nella mia vita. Mettiamo una bustina qua. Questa dovrebbe essere la mia tenda. Capite già la tristezza. È la mia tenda azzurra. Non l'ho pagata cara, eh. Quindi questa è la mia tenda. Veramente sono delusissima di questo, per un commento orribile. Ve lo dico già, questa è la mia tenda. Guardate com'è bella. La cucio meglio io a mano. Questa è la cucitura fatta ad hoc. Guardate che bella cucitura che ha. Madonna, faccio meglio io a casa. Questa è la mia tenda. Posso sposarmi o fare una zanzariera. Questa è la mia tenda. Vi piace? A me tantissimo. Come acchiappa mosche va bene. E per carità è lunga. Sembra quei così in organza. È terribile. Portato pure piccola, fa veramente cagare. Niente, questa la utilizzerò per fare altre cose. Ovviamente non come tenda, per fare veramente schifo. Cioè, guardate, sembra qualcosa di. Cioè, il colore è anche bello. Che poi dal vivo sembra più brutto che in video. Però, vabbè, la utilizzerò per fare altre cose. So già cosa farci. Okay, il tessuto fa veramente cagare. Non è che l'ho pagata poco. La lascerò qua. La mia fantastica tenda. Poi passiamo al prossimo. Questo qua dovrei in teoria incollarlo qua. Oppure sulla parte del. Non so ancora come farlo. Allora, vi faccio vedere. Questo non l'ho ancora aperto. Poi se riesco lo metterò. Però questo ci tenevo particolarmente. Faccio vedere. È uno sticker. Adesso andrò ad aprire. Così capite che cos'è. È uno sticker, come potete vedere, che ho scritto "La principessa dormi qui". E ovviamente lo appiccicherò poi sopra il mio letto. Mi piaceva tanto. Ovviamente farò poi. Lo farò con molta calma, perché se una volta appiccicato non si leva più dal muro. Quindi lo farò con molta calma. Però è bellissimo. Questo qua l'ho pagato, non mi ricordo quanto, però comunque 2 o 3 euro più o meno. È carino. Io mi chiamo Red Princess, ho visto questo, ho detto non posso non prenderlo. Ovviamente adesso cercherò anche di srotolarlo perché è tutto storto. Lo srotolo un po'. E poi lo metto sotto qualche libro, qualcosa di pesante, così si riprende un po'. E poi lo appiccicherò. Così, ecco. Ha ripreso già una forma più umana. Questo poi lo lascerò qua. Mi piaceva tantissimo, c'erano tanti 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 altri, ma questo è il più bello. Poi non è enorme. Cioè, alla fine ci sta. Però, cioè, Princess Baco, ovviamente. Tutto posizionato, quindi devo vedere un po' come metterlo. Anche perché qua dietro, questo qua lo toglierò. Ci metterò un quadro che mi deve arrivare. È un poster, non è proprio un quadro, lo farò diventare io un quadro. Poi, ultimo pacchettino. No, ce ne sono ancora due, scherzavo. Allora, abbiamo pacchettini. Sì, è piccolino. Però è carino. Allora, io non so se lo sapete, ma ho acquistato l'affare per mangiare sul letto, praticamente IKEA. Sembra tipo il vassoio, quindi ci vogliono le tovagliette, questa l'ho presa già da prima, quindi tanto comunque l'avrei usata. La faccio vedere, guardate com'è bella. Le tovagliette con le balene, ovviamente per richiamare il mare. Quelle balenottere, le stelle marine, tutto il resto. Ce ne sono anche tante altre. Guardate, fantasia, ma questo mi piaceva molto. Ci sta qua magari anche l'etichetta che adesso fa abbastanza schifo. Vai via. C'è la mia bellissima. Questa ovviamente vi darò una lavatina perché sennò devo mangiarci. Comunque veramente bella, ragazzi. La mia bellissima quella con le balenottere. Anche questa la mettiamo qua. Mettiamo tutto qua sopra il coso peloso. No, mi piace l'azzurro.
Questa è un'altra bustina vuota che facciamo una cosa. Ammucchiamo le buste vuote. E poi le busto magari. Il super. Più che unboxing lo so perfettamente che faccio, non sapevo però. Ok. Ultima bustina, questo devo provarlo con le pile perché è una cosa che ho usato con le pile. Però voglio capire se è una cosa che volevo che andrà qua. Speriamo che non mi deluda. Tadam, ci sono delle lucine, 2x5 di lucine che vanno con 3 pile. Ora io poi vorrei capire dove sono i 5 metri di luci. Comunque cercherò le pile per vedere se funziona. Allora, vediamo un pochettino come funziona questo qua. Allora, questo dovrebbe essere 5 metri di luci. Ora io devo trovare poi le pile. Le posso anche prendere da altri altre cose. Sono. Io vorrei capire dove sono. Cioè, possono anche essere 5 metri tutti arrovigliati, però. Ecco, sta cosa mi perplime. Cioè, questo serve tutte le lucine. Io come caspita le metto? Sembrano un filo spinace, ma tipo il filo da pesca. Ok, 5 metri possono esserlo, quello sì. Ora, il mio dubbio è come le metto? In primis. Sto cercando di sgrovigliarle. Anche se vedo già che hanno un nodo. Sono proprio fatte tipo a filo di filo da tipo rame. Se le sbroglio. Ok. Parte il nodo gigantesco che c'è qua. Ok, queste sono tutte le luci. Sono le luci per l'albero di Natale, in versione rame. Ok, ho un filo gigante. Voglio vedere se funzionano. Però che non ho le pile. Dove le prendo le pile? Poi come le metto? Capisco cascata di fili, ma come le metterò queste cose qua? Non so nemmeno io. E poi come. Ah, ok, il pulsantino c'è. Il filo ce l'ho. Io mi ripeto, questa cosa mi perprime. Magari saranno anche bellissime poi una volta messe. Però mi devo ingegnare. Mi devo ingegnare un pochettino. Perché devo cercare le pile. Questo. Penso che si aprirà in qualche modo. Tutta la mia delicatezza. Ah, ok. C'è pure scritto open. Allora, devo cercare. Ah, la scatolina la tengo. Invece la bustina la buttiamo. Se avessi delle pile vi farei vedere come funziona. Però devo cercare le pile. Vado a prendere le pile. Eccoci qua. Guardate che bello. Allora, spiego come ho fatto. L'ho messo qua sopra e poi le luci le ho fatte passare di là perché di qua ce l'ho già i LED. Adesso ve li faccio vedere con la luce spenta. Questi sono gli altri che ce li ho già. Ho optato per metterli là. Sono veramente belli perché il filo di rame basta. Sì, qua ho fatto due giri e un solo giro di là, così posso illuminare tutto che essendo nera. Infatti ci sta. Farò la stessa cosa di là, le ricomprerò. E farò la stessa cosa per l'altra parte. Questo c'è il calendario. Mi piacciono, sono di fil di rame. Alla fine basta intorcigliarle. È vero che ci vogliono 3 pile. Però le mie sono ricaricabili. Però non è. È veramente figo. Sono veramente belle. Se faccio vedere l'effetto. Penso che siano bellissime. Guardate ragazzi come sono. Cioè sono bellissime, guardate. L'effetto è stupendo. Poi c'ho questi LED io. Scusate la visione, poi c'ho anche i LED. Sapete la TV, ce l'ho anche sopra la TV. Mi sa che li ho spenti, posso che accenderli, però va bene lo stesso. E sono bellissimi, guardate che belli. Poi ce l'ho già qua sopra, vedete?
sono bellissimi. Mi piace un casino. Non pensavo. Però sono molto soddisfatta. No, guarda che belle. Poi proprio l'aria natalizia. Sono veramente belle. Comunque dirò questo video così. Sono un po' luce perché essendo luce calda ho i pesi freddi. Perché ho detto, ce li ho già caldi, che sono questi qua. Sono bellissimi, mi piacciono un casino. Cioè, sono molto soddisfatta dei miei acquisti. Sembrava strano, ma non ero convinta. Invece sì, sono più convinta. Ovviamente le pille le ho nascoste sopra la mensolina. Poi ne comprerò altre. Sempre fredde, mi piacciono con luce fredda. Perché devo fare dei video, sono bellissime. Veramente. Ci ho soprattutto i contorni dei mobili. Penso che me le prenderò anche per la scrivania. Diciamo che sono pile, quindi ogni cosa complicata è arrampicarsi sul mobile e spegnerle. Però sono bellissime. Poi le pile sono ricaricabili. L'unica cosa è che ci vogliono 3 pile. Però per il resto le ho pagate anche poco. Sono stupende. Ah, c'ho anche le foto qua che si illuminano comunque, solo che tramite porta USB, se vuoi, le faccio vedere anche quelle. Mi sto facendo tutto il mio impianto idroelettrico, sono queste qua. Se no ho più calde fiocche perché sono per le foto. Poi ho questi LED e gli altri. È bellissimo l'effetto che fa, perché si vede ancora di più l'azzurro. E niente ragazzi, io vi saluto, questo video se non durerà troppo. Spero che i miei unboxing vi siano piaciuti, c'è tutta la mia roba qua sparsa nel letto. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Guarda che belli. Sono stupendi. Poi mi danno un'aria natalizia. Non li toglierò mai, non li toglierò. Poi si riflettono anche su queste cose che metto qui sul balcone. Queste sono resistenti all'acqua. Magari le metto dentro casa. Le riprenderò sicuramente. Ci vorrà un po' di tempo prima che mi arrivano, però. Li potrei mettere anche poi qua. Guardate. In questa impalcatura qua. Li metterò anche qua. Mi riempirò la stanza di LED. Io vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, mettete l'hashtag. Ho superato un po' il video, ma abbiate pazienza. Mettete l'hashtag Christmas Challenge. Ci vediamo al prossimo.